La Federazione Nazionale Pensionati CISL nasce a Roma il 22 ottobre 1952, nei locali della CISL di Via Po 21. I pensionati esigevano un sindacato efficiente, libero, che desse sicura garanzia di saper interpretare e trarre a soluzioni le loro aspirazioni a migliore giustizia sociale, a maggiore considerazione morale, a più equo trattamento assistenziale. Tratto da Chi siamo, cosa vogliamo, su Conquiste dei pensionati del luglio 1953. I pensionati, coloro che hanno già combattuto ogni lotta che ancora oggi si vive, e ciò malgrado, ancora oggi hanno delle loro rivendicazioni da sostenere. Spesso si tratta addirittura del pane, del minimo vitale, sebbene tutta un'esistenza sia già stata spesa per avere, nell'età del distacco dalla quotidiana fatica, la tranquillità e la serenità meritata. Giulio Pastore, in Conquiste dei pensionati, luglio 1953. Negli anni successivi la FNP inizia a diffondersi a livello locale in Piemonte. Anche se nel 1954 risulta formalmente presente in tutte le province piemontesi, i primi gruppi FNP faticano ad avere una propria autonoma struttura organizzativa. Grazie soprattutto al faticoso lavoro di singoli sindacalisti, inizia tuttavia a strutturarsi l'attività di erogazione dei servizi e di mobilitazione nelle grandi vertenze nazionali degli anni 50 e 60 sulle prime riforme della previdenza sociale. La vera e propria crescita organizzativa inizia a partire dagli anni 70, con un'impennata nel decennio successivo. Nel 1981 a Orta San Giulio si tiene il primo congresso della FNP Piemonte. Negli anni 80 e 90 si intensifica notevolmente la presenza della FNP nel territorio, con l'apertura di nuove sedi in tutte le province piemontesi e il moltiplicarsi delle iniziative. Con la riorganizzazione CISL-FNP del 2013 nasce la RLS, Rappresentanza Locale Sindacale, che diventa la struttura di base della FNP. Il nuovo assetto prevede tre livelli congressuali. Con la stessa riorganizzazione vengono accorpati i territori di Alessandria Asti e del Piemonte orientale, con le province di Biella, Novara, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola. L'attività della FNP in Piemonte si struttura lungo sei direttrici: contrattazione, formazione, servizi, attività ricreativa, comunicazione e attività intergenerazionale. Fino alla riforma delle pensioni del 1969 e della sanità del 1978, l'azione rivendicativa si concentra soprattutto su questioni nazionali. Dagli anni Ottanta aumenta l'attenzione ai problemi locali, con il passaggio alla strategia della vertenzialità diffusa. Per i pensionati è un orizzonte inedito della contrattazione, che si concentra soprattutto sui temi della sanità locale, delle tariffe dei trasporti e della sanità, delle case di riposo e dell'assistenza domiciliare. Negli anni 80 e soprattutto 90 inizia una lunga e proficua fase di mobilitazione e contrattazione unitaria con gli enti locali. Al centro dell'attenzione si pongono per la prima volta, accanto alle difficoltà economiche dei pensionati, le questioni della non autosufficienza e della solitudine degli anziani. Si moltiplicano gli accordi e le intese con i comuni, oltre 300 in Piemonte, e con le ASL sull'assistenza domiciliare, sulla questione abitativa, sulle rette delle case di riposo, sulle tariffe dei servizi e sui ticket sanitari. Gli anni 2000 sono caratterizzati da significative intese generali con le amministrazioni comunali, le ASL e i consorzi socio-assistenziali. Tra le più rilevanti si segnalano, nel novembre 2007, l'intesa con l'ANCI Piemonte per promuovere l'utilizzo dell'ISEE e, nel giugno 2009, l'intesa con ANCI e Agenzia delle Entrate per la lotta all'evasione fiscale.
A livello nazionale, un accordo sulle pensioni istituisce, fra l'altro, la quattordicesima. Un ulteriore passo in avanti è la nascita del coordinamento politiche sociali regionale, in cui la FNP svolge un ruolo preminente, promuovendo un'intensa attività di mobilitazione sui temi sociosanitari. Nel 2011 organizza la raccolta di 200.000 cartoline per chiedere una legge regionale sulla non autosufficienza, consegnate con una manifestazione regionale in Piazza Castello al presidente Cota. Gli anni 10 si aprono con un'intensa lotta sul versante delle pensioni, contro la legge Monti-Fornero. Il governo blocca la rivalutazione delle pensioni per 2 anni. La FNP si mobilita, promuovendo le cause che porteranno nel 2015 alla legge che restituisce una tantum parte della pensione perduta. A una grande manifestazione unitaria del mese di maggio 2016 segue il primo grande accordo generale, che allarga la quattordicesima erogazione alle pensioni fino a 1.000 euro, aumenta la no tax area, istituisce fasce di lavori gravosi con età pensionabile anticipata e istituisce l'APE sociale. Nel 2018 si apre la lotta per rivendicare una normativa certa ed esigibile sulla non autosufficienza. Su questo tema si scende in piazza per ben 2 volte, il 1 giugno 2019 con la campagna Dateci retta e il 16 novembre 2019 con la campagna Invisibili no. Dopo un lungo iter, Vincenzo Paglia e Livia Turco annunciano finalmente l'elaborazione di una proposta definitiva. Il nuovo decennio si apre con la pandemia di Covid-19, che colpisce in primo luogo gli anziani e che causa una vera e propria strage nelle case di riposo. I sindacati dei pensionati reagiscono in maniera unitaria, denunciando la gravità della situazione. Prioritario diventa, per la FNP, l'impegno per promuovere la cultura e la pratica della vaccinazione di massa, che diventa il primo e più importante strumento nella lotta contro il virus. Insieme a SPI, WILP, ACLI, CIPES e Bottega del Possibile, la FNP porta avanti la campagna Tuteliamo gli anziani, che raccoglie le adesioni di decine di operatori, specialisti e associazioni, anche nel mondo delle case di riposo, oltre che migliaia di firme fra i cittadini. L'esigenza di offrire ai propri militanti un'adeguata formazione sui temi previdenziali è sentita dalla FNP fin dagli inizi. Negli anni 70 in Piemonte si organizzano corsi per fornire gli strumenti necessari per svolgere assemblee e dare informazioni ai singoli associati. Con l'allargarsi dell'attività di contrattazione della FNP, anche l'attività di formazione si sviluppa ed evolve. Dalla fine degli anni 90 i corsi sono incentrati sulle conoscenze necessarie per affrontare la contrattazione con le amministrazioni comunali. I corsi trasmettono prima di tutto un preciso metodo di lavoro, riassumibile in 3 momenti: individuazione dell'obiettivo iniziale, analisi delle risorse disponibili, pianificazione delle azioni, in un'ottica di continua ridefinizione degli obiettivi finali. Le leghe e poi le RLS si pongono come soggetto aperto alla realtà sociale del territorio. È proprio il territorio la nuova frontiera dell'azione sindacale. E ancora oggi è il fulcro dell'azione della FNP. L'erogazione dei servizi è parte integrante della FNP in Piemonte fin dai suoi primi anni di vita. Ancora prima di avere delle sedi autonome, i sindacalisti FNP assistevano già gli anziani raccogliendo le domande di pensione per l'INAS. Negli anni 60 e 70 si moltiplicano le sedi in cui è possibile presentare domanda di pensione. La parola d'ordine è una sede per ogni campanile. Le nuove sedi locali FNP diventano un punto di riferimento per gli associati, che ricevono un sostegno non solo nelle pratiche pensionistiche, ma anche in quelle sanitarie e fiscali. L'attività di erogazione dei servizi, che si regge sull'impegno dei pensionati presso le sedi locali,
contribuisce a diffondere sul territorio una conoscenza di cosa sia la FNP e di cosa essa si occupi. Tappe fondamentali sono state l'istituzione dei CAF nel 1991 e la regionalizzazione nel 2010. Con queste trasformazioni i militanti FNP diventano protagonisti nella diffusione di servizi di qualità su tutto il territorio. Nei suoi primi anni l'attività della FNP si concentra sull'organizzazione di iniziative ricreative che offrono agli anziani opportunità di svago e socializzazione e al contempo favoriscono la promozione della FNP e il proselitismo. La FNP dimostra un'attenzione specifica nei confronti della questione di genere fin dagli anni 60. Nel 1967 nasce il Coordinamento Donne, come strumento per sviluppare e valorizzare la presenza delle donne nel sindacato e creare condizioni di pari opportunità. Nel 1987, al Convegno Nazionale FNP di Taormina, è presente anche una rappresentanza di donne FNP del Piemonte. In Piemonte il coordinamento donne nasce prima a livello locale, attraverso singole sindacaliste che riescono a raccogliere attorno a sé altre donne. Un vero coordinamento donne regionale si struttura negli anni 90, il primo regolamento ufficiale è del 1997. Nel nuovo millennio la crescita della presenza e del ruolo delle donne nella FNP si traduce nell'elezione delle prime segretarie generali territoriali. Maria Paola Bisoglio, nel 2009 segretaria generale della FNP Verbania Cusio Ossola, e Rosina Partelli, prima segretaria generale della FNP Piemonte, dal 2013 al 2021. A partire dagli anni 70 si struttura l'attività informativa di diffusione presso la base delle conquiste fatte a livello nazionale e locale. Nel corso degli anni 80 si moltiplicano i giornalini locali della CISL e della FNP, spesso inviati a domicilio agli associati. Nel 1990 poi inizia la comunicazione televisiva, con la trasmissione settimanale Sportello Pensioni in diretta su Prima Antenna TV. Con l'avvento del nuovo millennio, la comunicazione si sposta sui nuovi canali web e social. Il sito della FNP Piemonte, poi convogliato nella piattaforma CISL Piemonte, la newsletter Filo Diretto, inviata per mail a tutti i collaboratori due volte al mese, i social network Facebook e YouTube dal 2013, Twitter dal 2015, LinkedIn dal 2021. Nel 1996 nasce l'Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà, ANTEAS, traendo spunto dalle esperienze locali promosse e sostenute dalla FNP. Le attività di ANTEAS, organizzate in primo luogo da anziani ma rivolte a un'utenza intergenerazionale, si concentrano su tre filoni: salute e assistenza, cultura e animazione e promozione sociale. In Piemonte, ANTEAS si diffonde tra il 1996 e il 2003 con la nascita delle varie sedi territoriali. La sua presenza, diffusa nel territorio, garantisce un impegno diretto e specifico mirato a precisi bisogni locali. In questo, ANTEAS continua la mission pluridecennale della FNP. La FNP Piemonte è profondamente impegnata sul tema del rapporto tra le generazioni. Negli ultimi anni si sono moltiplicate le iniziative che puntano a coinvolgere i più giovani, anche attraverso la collaborazione con le scuole. Un'ulteriore spinta in questa direzione viene dalla FNP Nazionale, che dal 2012 organizza il Festival delle Generazioni. Nel 2017 la FNP Piemonte organizza il viaggio intergenerazionale ad Anzica. Anziani e giovani delle varie categorie CISL ripercorrono i luoghi e la storia di Solidarnosc, incontrando il leader Lechva Wałęsa. A livello territoriale sono state promosse in occasione delle giornate del 25 novembre attività di sensibilizzazione sul tema della violenza nelle scuole.
A livello regionale si sviluppano due progetti. Verso il lavoro, un ciclo di lezioni tenute dal professor Marco Lai del Centro Studi CISL di Firenze sulle tipologie dei contratti di lavoro, rivolti agli studenti delle università di Torino e del Piemonte orientale. E il progetto Facciamo la nostra parte, un concorso per le scuole superiori incentrato sull'agenda ONU 2030, sui temi della sostenibilità, poi interrotto a causa della pandemia. Nel 2022 viene promossa l'iniziativa formativa Il valore del lavoro per gli studenti dell'ultimo anno delle scuole professionali della Piazza dei Mestieri di Torino. Ad essi sono destinate due borse di studio intitolate alla memoria dell'ex segretario generale FNP nazionale Gigi Bonfanti, scomparso nel luglio 2021. Con la diffusione dell'utilizzo delle nuove tecnologie, spinta dall'introduzione dello SPID, figure giovani sono state inserite nell'attività di accoglienza ed erogazione dei servizi in tutti i territori. L'importanza strategica di lavorare fianco a fianco con i giovani è ormai una consapevolezza diffusa in tutta la FNP. Eravamo, siamo, saremo in cammino per moltiplicare le speranze di equità in un mondo più solidale, dove liberi uomini e libere donne possano costruire il loro sogno di vita. Giulio Pastore.